Signori, buonasera. Benvenuti a casa mia, benvenuti e di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, se vi sembro particolarmente contento quest'oggi è perché torniamo a fare le pulci alle castronerie combinate dai tedeschi, ma alle grosse castronerie combinate dai tedeschi, alle enormi castronerie Combinate dai tedeschi alle pesanti e inutilizzabili o quasi castronerie combinate dalla razza superiora mm, tedesca, perché, cari signori, uh... <ride> allora, cari signori. Finalmente, dopo due anni dall'apertura di questo canale, vi faccio un bel regalino. Dopo tante volte che mi è stato chiesto, dopo tante volte che mi è stato chiesto di parlarne, dopo tante volte in cui sinceramente mi sono dimenticato di parlarne, parliamo, cari signori, tratta da, eh, come sempre, dal terzo volume della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, la scheda di lui il lo Jagdpanzer Panzer Elephant. Eccolo qua, molto probabilmente il più inutile, il più ignobile, il più disastroso, il più fallimentare esempio di cazzata combinata dai crocchi. Allora, allora, allora. Allora la leggenda dell'Elephant è nasce a kursk nel 1943 allora nella zona di kursk nel 1943 i due eserciti quello russo e quello tedesco si stanno affrontando in quella che è molto probabilmente la più grande battaglia di mezzi corazzati di tutti i tempi ne ho già parlato più volte mm, insomma come dire abbiamo già parlato di kursk in altri video e Insomma, si sa bene che quella battaglia segnò lo spartiacque della guerra, perché dopo Stalingrado, dopo la catastrofe di Stalingrado, i tedeschi tentarono l'ultima azione offensiva sul fronte, russa, sul fronte russo e nonostante avessero inflitto gravi perdite ai difensori sovietici, ne uscirono con le corna malamente rotte. I russi ebbero più perdite, ma... I tedeschi ne uscirono fuori con, ripeto, con le corna malamente spezzate perché avevano dato di cozzo contro un muro decisamente troppo duro. Ok? Allora, nella zona di Kursk il debutto di questo mezzo, il debutto dell'elephant, eccolo qua. Il debutto dell'Elephant, ehm, fu Ripeto, a Kursk doveva essere un'arma, come dire, risolutiva, tra virgolette, il grande amore per avercelo grosso da parte di Hitler e dei nazisti in generale. Più grosso è, meglio è perché mh, dobbiamo avere qualche piccola carenza, ma lasciamo stare, non mi fate essere cattivo, signori, cerchiamo di mantenere un minimo di serietà insomma vabbè io che parlo di serietà signori io che parlo di serietà va bene allora zona di Kursk estate 43 ok carri armati e semoventi cacciacarri si battono ricorrendo a tutti i trucchi del mestiere che gli equipaggi conoscono perché oramai dopo due anni e passa di guerra l'esperienza i russi se l'erano fatta e i tedeschi, quelli sopravvissuti a Stalingrado e a Barbarossa, avevano erano oramai molto ben rodati. Dicevo, ehm, improvvisamente i carri russi si trovano davanti un mezzo mai visto prima d'ora: Enorme, squadrato, massiccio, gigantesco, e dalle superfici abbastanza inclinate da poter deviare efficacemente i colpi degli anticarro e gli anticarro sembra che non abbiano alcun effetto sul nuovo ehm, arrivato che lento ma con incedere costante con incedere inesorabile continua ad avanzare e il suo cannone che era un 88 dalla canna più lunga del normale colpisce inesorabilmente i carri russi ma durante un contrattacco alcuni fanti, alcuni cacciatori di carri sovietici eh, eh, riescono a farsi sotto al mostruoso ordigno e a un certo punto alcuni di essi rimangono esposti, immobilizzati dal terrore, al suo settore frontale. Il sangue si gela nelle vene. È la fine. Una breve raffica di mitragliatrice concluderà ben presto questi attimi allucinanti. Ma... Ma. Il carro, però, come un pachiderma indeciso, che si rende conto della presenza della preda, ma non la ritiene degna di attenzione, continua ad avanzare nel frastuono del suo motore. Tanto rumore per nulla, insomma, i russi si guardano interdetti e stupiti e poi si rendono conto di quello che è avvenuto. Il mostro non ha armi per la difesa ravvicinata. Eh. <ride> Il mostro era praticamente una sorta di scatolone cieco senza armi per la difesa ravvicinata. Insomma, il bestione teutonico a distanza ravvicinata è praticamente sordo e cieco. E ai russi non pare oggettivamente vero. Di Far festa, insomma, a distanza ravvicinata, il Ferdinand era l'elefant, era completamente indifeso rispetto alla fanteria. E questa scoperta segna la fine dello Jagdpanzer, ovvero cacciacarri, Sonderkraftzeug. 184, l'arma con la quale Hitler aveva sperato di poter mettere in ginocchio i corazzati dell'Armata Rossa, perché ricordiamocelo sempre, a Hitler piaceva grosso, probabilmente per certe mancanze, ma insomma, signori, um... <ride> vabbè, lasciamo stare. Allora, allora, in breve tempo. I fanti russi perché allora nonostante tutte le pugnette, chiamiamole con il loro nome, pugnette, con tutte le seghe mentali che si fanno sul grande valore del soldato tedesco, il, mer il meraviglioso valore del soldato tedesco che combatteva eccetera eccetera, insomma ma vi credete che i russi erano da meno? Eh? Vi credete che i russi erano da meno. Ah, perché i russi combattevano senza paura delle perdite, o li ammazzavano i tedeschi, o li ammazzavano le mitragliatrici dell'NKV di dietro. I russi sapevano di dover morire. Ecco. Insomma, signori, lasciatevelo dire: durante la seconda guerra mondiale, durante la, la grande guerra patriottica, ok, i russi erano giustamente incazzati neri. E. Insomma, non si vergognavano minimamente a combattere come leoni incazzati, detta così com'è. Però continuiamo un attimo la storia. Allora, in breve tempo i fanti russi impareranno a conoscerne i punti deboli e gli angoli morti, tanto che quasi subito l'elefante, era questo il nome del nuovo mezzo, dovrà essere ritirato dalla linea dei combattimenti. Allora, era nato l'elephant era nato come <coughs> ehm, trasformazione di un prototipo di carro pesante. Il Ferdinand, come inizialmente era chiamato in onore del suo progettista, l'ingegner Ferdinand Porsche e si rivelò sin dall'inizio un mezzo estremamente anticonvenzionale e decisamente problematica. Allora, rifiutato dall'esercito a causa della sua meccanica troppo complessa si era pensato di convertirlo in cacciacarri privandolo della torretta e potenziandone la corazzatura e l'armamento. Allora, il discorso è questo qua. Lo scafo su cui era basato lo Yacht Panzer Elephant era il progetto Porsche, era il progetto Porsche per il concorso che poi diede origine al Tigre, ok. In pratica, si trattava di un mezzo in cui un motore HL 120, un motore Maybach HL 120 TR da 320 cavalli, azionava un generatore elettrico che in pratica aveva lo stesso sistema. De, di alcuni tipi di locomotive, ovvero sia un motore a scoppio che azionava motori elettrici che mandavano in moto il carro, che mandavano in moto il mezzo su ferrovia può funzionare bene. In realtà eh, messo su un mezzo cingolato qualche, problemi, qualche problemino di pesantezza di complicazione e di difficoltà di manutenzione c'era e c'era anche grossa infatti la mobilità del carro tigre progettato da Porsche era quantomeno problematica c'è anche da dire una cosa Porsche era la pupilla degli occhi di Hitler perché Ferdinand Porsche genio della meccanica, genio dell'ingegneria genio della storia dell'automobile fu l'uomo che inventò la Volkswagen, il maggiolino Probabilmente una delle macchine più di, di maggior successo di tutti i tempi, e questo lo rese molto ben voluto agli occhi di Hitler. Ma in realtà Porsche, durante tutta la guerra, a livello bellico. Porsche come costruttore di mezzi bellici, Porsche non ne azzeccò mezza. Veramente non ne, non ne azzeccò una. Cioè i progetti. Di carri armati, i progetti di carri di mezzi corazzati, opera di Porsche, furono tutti dei fiaschi terrificanti. Eh, furono tutti come dire progetti fallimentari. Non cioè mh, Correggetemi se sbaglio, ma io credo che durante la seconda guerra mondiale, come progettista di carri armati o di mezzi bellici, Porsche fu a dir poco fallimentare. Eh, 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 che vi posso dire? Ma nonostante questo, Hitler continuava a stravedere per il, per il geniale progettista che, diciamo, ci marciava parecchio sopra e nonostante, come dire, proponesse, continuasse a proporre, ripeto, questo carro diesel a propulsione diesel elettrica, fragile, complicato e inaffidabile. Gli ispettori della Panzerwaffe gli risero in faccia, ma Hitler disse, ma no, ma proviamo, insomma, il Ferdinand, l'Elephant, fu, nacque proprio per volontà specifica di Hitler, se vogliamo, per recuperare il centinaio circa di scafi con la propulsione diesel-elettrica che dovevano nascere, cioè, insomma, che dovevano essere la versione eh, Porsche del Tigre. Spero che mi abbiate capito, insomma. Credo di essermi un po' incartato, ma mi pare di essermi spiegato abbastanza bene. Insomma, e quando il carro, il carro armato con propulsione diesel elettrica di Porsche fu ehm, come dire scartato, giustamente dall'esercito, si era pensato di convertirlo in cacciacarri privandolo della torretta, potenziandone corazza e armamento. Allora, l'armamento era l'ultimissimo modello di cannone da 88 mm con una lunghezza della canna di 71 calibri e, e facendo uso di piastre aggiuntive, la corazzatura era stata portata ad uno spessore di ben 20 cm. Cioè signori, giusto lo zvero, boy. <ride> Vabbè, non si tenne Conto però del fatto che per riuscire ad avere il cacciacarri più potente, più forte e più corazzato, appesantendolo, insomma appesantendolo si era ridotta notevolmente la sua velocità da un massimo di 35 a 20 km/h e si era privato il mezzo della difesa ravvicinata offerta dalla mitragliatrice frontale anche se oggettivamente la mitragliatrice frontale su un mezzo così grosso su un mezzo così mostruoso cioè si vede anche qua la, la mitragliatrice frontale cioè poteva fare poco o nulla perché insomma girarci attorno era niente per una squadra di cacciatori di carri, insomma, per una squadra di fanti addestrati alla caccia alla caccia ai carri armati. Un invito a nozze praticamente il, il Ferdinand, l'Elephant senza fanteria a supporto era più o meno un'anatra zoppa, detta così come, ma vabbè. Diciamolo, allora quando la mitragliatrice frontale sarà eh, installata e sarà... insomma, quando la mitragliatrice frontale sarà installata, l'elefante diventerà Ferdinand. E, ma... E, no, scusate, scusate, ho sbagliato. Il Ferdinand era stato soprannominato elephant per la sua mole, per il suo aspetto, perché oggettivamente ricordava molto un elefante, un pachiderma, un bestione, un mammut. Eccolo, detta com'è. E come eh, molti Ferdinand furono distrutti senza praticamente potersi difendere dagli attacchi della fanteria specializzata nella caccia ai carri che oggettivamente fecero festa. Compagni, avanti! Vabbè, insomma, ripeto, il coraggio ai russi non è mai mancato e lo sapete fin troppo bene. E, però eh, questo mezzo, anche se come dire, riusato, modificato con la mitragliatrice così, non fu mai il mezzo che l'ingegner Porsche aveva, aveva sognato, ovvero sia, l'arma risolutiva. E, m, fu impiegato in Italia per contrastare <coughs> l'avanzata alleata e otterrà. In Italia dei discreti risultati contro i carri americani in una guerra questa volta non manovrata come si era preteso di fare a Kursk o in Russia, ma fatta di agguati e imboscate. Ma il problema era questo: la pesantezza, la lentezza, la scarsa manovrabilità e agilità del mezzo. Perché insomma, ripeto, parliamo di un. Bestione che pesava 68 tonnellate, lungo 8 metri, largo 3 metri e mezzo, alto quasi 3 metri. Ripeto: la protezione di corazza era di circa 200 mm, una protezione eccezionale. Ma il motore da 320 cavalli che azionava la, la trasmissione elettrica, che forniva che funzionava da generatore per i motori elettrici che davano trazione ai cingoli. Era decisamente sottopotenziato perché la velocità massima era, ripeto, di 20 km/h, con un'autonomia di 150 km. L'equipaggio era di 6 uomini e le prestazioni non è che fossero, come dire, eccezionali fuoristrada perché logicamente un mezzo così pesante, così sottopotenziato, così meccanicamente fragile. Insomma, non aveva, non, aveva molto da, 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 non aveva molto da dire perché, ripeto, era poco più di, di, di un grosso bersaglio da impallinare. Ripeto: usato in Italia nella guerra di imboscate e agguati, se la cavò piuttosto bene e fece anche discreti danni. Soprattutto mh, nella zona attorno nella zona attorno ad Anzio diciamo che eh, i quattro ferdinand elephant presenti fecero fecero discreti danni ma signori cioè il problema è questo il problema è questo 68 tonnellate di roba 68 tonnellate di roba che costavano quanto 10 Panzer 4, cioè un Ferdinand, credo che costasse quanto 8 o 10 Panzer 4, più o meno, o che, o che costava almeno quanto una quindicina di Stug ogni Ferdinand, per dire, eh, e oggettivamente il mezzo era quasi signori, il mezzo era quasi inutilizzabile. Cioè, allora, la mania tedesca, la mania tedesca della. Eh, della perfezione, la mania tedesca della superiorità tecnologica, la mania tedesca di far vedere che erano i più bravi della complicazione, della ricerca della perfezione, della ricerca della sofisticazione tecnologica, anche abbastanza fine a se stessa, e soprattutto nel caso di Porsche, cioè, ripeto e sottolineo una cosa. Ferdinand Porsche era un genio della meccanica, assolutamente un genio della meccanica. Ferdinand Porsche fu uno dei più importanti, uno dei più straordinari progettisti della storia dell'automobile, della storia dei motori, ma come progettista e costruttore di mezzi corazzati, di mezzi bellici, di mezzi, di, di mezzi meccanici per la guerra, Porsche fu a dir poco disastroso. Ferdinand Porsche, ripeto, i progetti di Ferdinand Porsche per i carri armati. Ricordiamo la versione Porsche del Königs Tiger. La versione Porsche del Königs Tiger fu un fallimento sanguinoso. Cioè, già che, cioè, come dire, già che la versione della Henschel del, insomma, già che la versione di serie del Königs Tiger era. Quanto meno problematica, ma la versione, cioè signori, scherzi a parte, la versione della Porsche del Königs Tiger era qualcosa di allucinante. La torretta, cioè le 50 torrette, come ho già parlato nel video del Königs Tiger, le 50 torrette costruite dalla Porsche per il Königs Tiger e furono utilizzate così, erano considerate malissimo dai, dai Carristi perché erano delle trappole per colpi, mentre il prototipo, insomma, mentre la torretta di serie del König Tiger era oggettivamente tutta un'altra cosa e funzionava decisamente meglio, però, insomma, signori, che vi posso dire? L'elephant, una delle dimostrazioni come le manie hitleriane di grandezza, di superiorità, di potenza fossero semplicemente spesso e volentieri delle grandiose cazzate. Cioè un bidone, signori, abbiamo a che fare con un bidone, un bidone, un bidone. Il mezzo fu, ripeto, era un sistema per recuperare. In teoria era un sistema per recuperare i 100-120. Scafi del progetto Porsche per l'equivalente del carro Tigre, ok? Ma, 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 era un progetto che conteneva in sé tutti i prodromi del fallimento, la complicazione meccanica, la fragilità delle trasmissioni. L'idea, cioè, siamo sinceri, l'idea del motore del motore a scoppio usato come generatore per i motori elettrici che mandavano insomma, che mandavano avanti il, il mezzo, così poteva essere anche buona, ma andava bene per le ferrovie, non per i carri armati. Perché un mezzo da battaglia deve essere semplice, di facile manutenzione, di facile uso, di facile guida e soprattutto deve essere studiato bene per non essere poco più di un tordo da impallinare, come oggettivamente era questo cazzo di bestione! Perché quello era, cioè, va bene il potentissimo cannone da 88, va bene la maestosità, va bene la potenza, va bene che fece strage di carri americani in Italia. Ma fu un fallimento, signori, fu un clamoroso fallimento il, il Ferdinand, lo Elephant. Fu uno dei tanti clamorosi fallimenti. Allora noi ci lamentiamo, cioè, come dire, noi ci lamentiamo giustamente dei nostri carri M, che non erano un granché. Gli inglesi possono parlare dei problemi di carri come il Covenanter o come o come i carri Cruiser. Ma signori, cioè questo era veramente un Covenanter all'ennesima potenza. Questo era veramente un Valiant amplif Beh, Oddio Oggettivamente questo almeno non azzoppava il pilota, ma oggettivamente era un, valiant, era un Valiant moltiplicato per tre, signori. Quindi, diciamoci la verità, la mania per la sofisticazione tecnologica dei tedeschi, e siamo sinceri, l'incapacità di Porsche di studiare un mezzo bellico, decente produssero questo, 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 questo condominio ambulante, produssero questo, questo, questo scatolone pressoché inutile. Insomma, che vi posso dire? La differenza, la differenza tra i russi e i tedeschi sta nella differenza che c'è tra lo Elephant e lo Zveroboy. Lo Elephant, va bene, grandissimo cannone, mezzo impressionante per potenza e per aspetto eccetera eccetera ma un mezzo che praticamente non si strascinava diciamolo con diciamolo col mio deletto era una ferica che se strascineva manca se smontevi giù e te mettevi a spegna facevi prima scendere giù e a spingerlo perché? perché non funzionava perché era inaffidabile perché era fragile perché era complicato perché era basato su una struttura meccanica che era una clamorosa stronzata Diciamo le cose come stanno, mentre invece va bene, è vero, lo Boy è il mio giocattolone, lo Boy è la luce dei miei occhi, lo Boy è il mio pucciosissimo, bellissimo no, l'amore di zio mai che è lo Zveroboy Isu 152. Ma oggettivamente lo Boy che poteva essere simile come, come concezione, ovvero sia un mezzo corazzato grande, grosso e potente, con sopra montato il cannone più grosso possibile l'88 l'88 71 del, dell'Elephant contro il 152 mm dello Zveroboy ma lo Zveroboy era basato su un, era basato su uno scafo su uno scafo più semplice più affidabile motorizzato molto bene con una potenza esuberante e soprattutto era rustico semplice affidabile l'Elephant no è e poi, soprattutto, signori, adesso, a parte tutto, ma ve l'immaginate veramente il botto dei 48 kg del proiettile dello Zweraboy? <ride> Boom, ok, vabbè. No, adesso, signori, scherzi a parte, torniamo 16, cioè, mi rendo conto che qua stiamo scendendo veramente nel ridicolo. Uno dei più clamorosi fallimenti della Panzerwaffe, eccolo qui. Uno dei più clamorosi fallimenti della Panzerwaffe. Va bene, tutti lì ad esaltarlo. C'è cioè in tanti. Oh, grande, 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 grande cappella, grande cazzata. Detta così com'è. L'ennesima cazzata combinata da Ferdinand Porsche. L'ennesima cazzata avallata dalla mania hitleriana per avercelo più grosso degli altri. Tutto qua. Quindi, cari signori, il sottoscritto vi saluta. Come sempre, aspetto i vostri commenti. Come sempre, eh, io mi sto divertendo come un deficiente a parlare di queste cose. Come sempre, ripeto, aspetto le vostre considerazioni. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video. E di nuovo, come sempre, ciao.